una salita che porta al Passo Bernina. Questo è il lago di Poschiavo. Questo è Salvo Pappagallo che mangia una barretta. Stiamo approfittando di un vasto piano lungo il lago che ci permette di fiatare, perché la salita di Nano parte subito impegnativa, infatti siamo già a circa 1000 metri di quota. Il passo è lassù, anzi è oltre, c'è ancora da fare un dislivello di 1300 metri, altri 23 km di salita. Per sento, mi è arrivato il messaggio sul telefonino del passaggio alla rete telefonica svizzera, visto che già dopo 2 km di percorso eravamo in territorio svizzero. Signori, qua è magnifico, c'è una prima parte della salita c'era caldo, adesso sicuramente lassù troveremo una temperatura vicino allo zero, 2 muri di neve, ma ve lo documenteremo col passare dei chilometri. Per il momento chiudiamo qui, a dopo.
bello dal passo del Bernina, tra poco troveremo l'incrocio della Fortuna di Ligno, ma siamo sempre in territorio svizzero. Quota 2033 al momento. Allora ragazzi, vi dico in sintesi solo questo: è costantemente al 10%, proprio 10%. L'unico punto di respiro severo è sul lago a Poschiavo. Solo lì è per un chilometro e mezzo, qualcosa del genere. Molto breve, nonostante tutto il resto. Guardate il ghiaccio ad aprile, fa capire l'altitudine, fa capire lo sforzo per arrivare qui. Già la natura, come vedete, si arrende all'altitudine. Abbiamo molto meno vegetazione. Siamo già a 2050 metri. Ecco il video per la Forcola. Questo è il video per la Forcola di Ligno. Ragazzi, qua se non si è preparati non ci dovete venire. Non ci dovete venire. Perché qui veramente, ragazzi, noi siamo stati molto fortunati a venire con una giornata splendida. Perché oggi non c'è una nuvola, esclusione per questi due qua, che non danno fastidio. Ragazzi, è stupendo. Noi purtroppo, avendo le ore contate, vi possiamo raccontare solo questo passo, anche se vi era in programma Presidente Mendes, St. Moritz, l'ascesa a St. Moritz, giù il pass, e rientro. Cosa che al momento, visto che dobbiamo anche giustamente riposarsi, perché non vi dico la parte logistica è più pesante. Ragazzi, la stanchezza è veramente tanta. È veramente tanta, e ancora dobbiamo andare a casa e accompagnare il buon Valerio, io, all'aeroporto di Verona. Di Verona, e devo pure rientrare a casa. E domani mattina devo essere al lavoro. E io no, posso stare a letto in bicicletta. Ecco qua la dogana. Faccio la dogana. Porco di Ligno chiusa. Esatto. Non si passa. Bene, vabbè, ragazzi, noi allora vi aspettiamoci, ci vediamo più tardi. Ciao.